Devo far vedere un filmato, Sì. però in questo filmato tu fai delle facce, che io ieri ridevo come una pazza, e poi avrei dovuto far entrare tua moglie Giovanna. Io invece chiamo Giovanna perché questo filmato lo dovete vedere insieme. Giovanna! When you put your eyes on me, I can't feel this up too bad. You got me fever. Fever one or two that you Piacere, ti presento Ama. Vabbè. Vabbè, ci siamo Non è che devi baciati entrare, in siamo, camerino. Allora, entriamo di scossa. no, voi vi siete conosciuti Sì. lavorando, Sì, no? lavorando, certo, all'eredità. All'eredità. Sì. Giovanna faceva parte Corpo di del ballo. corpo di ballo e lei aveva un suo momento che si chiamava proprio La Scossa. Esattamente. Allora, io vorrei invitare voi, ma soprattutto il pubblico a casa e quelli in studio, a osservare. È molto difficile perché Non si questa ragazza capisce. è magnetica, non puoi non guardarla, perché è veramente sexy. Ma Grazie. voi dovete guardare la faccia di Amadeus, vi prego, vediamo il La filmato. faccia era. Guardate. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever. Non faccio niente per nascondere le mie emozioni, io così. Mara, ma la cosa bella. Raccontami. Che mi guarda ancora così. Capito? Ma lo capisco anche. Ma anche quando sono bruttissima col pigiamone, col sì, mi Non credo che tu possa. Quanti anni sono che state insieme? Beh, sì, a lei mi piace molto, diciamo che mi. Ma mica fai fatica, eh! Mica fai Devo dire fatica, che eh! All'epoca poi io l'avevo vista in sala prove, perché La Scossa è nata così, in sala prove. E lei faceva questo balletto, un po' come dire. Entro in sala prove mentre si faceva lo stacchetto dell'eredità e vedo lei che fa questa sorta di mossa, no? E c'era un gioco che si chiamava La Scossa, che ho detto facciamo uno stacchettino di 15 secondi della scossa. E così è stato fatto con un grandissimo coreografo che è Marco Caroffolo, che purtroppo non c'è Sì, più, certo, perché, vero, al quale mando un grande bacio. Lui, è e allora stato lui. lui mi disse, era proprio romano, Oh, Amadeus, ci penso io. Perché ho detto, Marco, facciamo 15 secondi di stacchettino che siano però un po' sexy, ci penso io. E questo è il risultato, io ho detto, ha funzionato. Senti, ma è nata subito, Subito, subito no. No, 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 perché io un po' me la giravo, Sì, un po' lei snob, un po'. Sai quella? Non con i conduttori. Non è nata E proprio poi per come ti ha... L'ho fatto penare, come mi ha... No! Diciamo che è nata sotto le telecamere, perché proprio questi sguardi, pian piano, pian piano. Li abbiamo pian, visti. Esatto. Io poi ho mandato un bigliettino, perché ho detto, devo fare questo. Io sono timido, no? Quindi ho detto, se mi dai il famoso 2DP, che ci rimango male. Allora ho mandato un bigliettino e ho detto, se ti fa piacere, oggi pomeriggio beviamo un caffè. Ho detto, se lo cestina. E lei ti ha detto di sì. E lei mi ha rimandato il bigliettino scrivendomi sì. E allora ho detto, ma vi vieni qua. Abbiamo le foto del cuore, velocemente, facciamo, importate? Sì, ho portato due o tre fotografie. Vediamole, dai, velocemente, allora, su. Allora, ecco. Prima foto del cuore, penso che sia qualcosa che... Ecco, vabbè, questo è il nostro matrimonio. Bellissima. Vi siete sposati dopo quanto? Dopo, noi ci siamo sposati il 12 luglio, praticamente, 2009. Del 2009, l'anno in cui è nato José, nostro figlio, Bambino. È nato a gennaio. C'era anche lui, sì. Ed eravamo insieme già da 4-5 anni, quindi, insomma, alla fine sono quasi 16 anni che ci conosciamo e che siamo insieme. E ti guarda sempre... Sì, sì.
assolutamente sì, questa è la nostra forza. Se poi tolgo le lenti a contatto ancora di più, perché non vedo proprio. Ma bene, perché con una bella storia d'amore. Sì, è una bella storia d'amore. Sai, Mara, il segreto è condividere tutto, noi condividiamo tutto. Beh, qualsiasi tu poi cosa. Sei molto vicina, sì. A lui. Sì. Tu hai un po' messo da parte la tua carriera per stare vicino a lui, sei sempre presente, voglio dire, insomma, sì. Lo consigli, l'ha detto prima. No, guai, detto... lei deve essere presente anche alle prime puntate, sabato prossimo a Roma Più, sì, lei ma deve anche lì. Come consigli, sì, voglio dire, sì. Sei un, insomma, una donna importante nella vita. Sì, provo a dargli la serenità, a farlo stare sereno, così riesce a fare bene il suo lavoro e io gestisco tutto. Poi c'è sempre ragione lei, ha sempre ragione lei, quindi quando dice una cosa, se non le do retta, poi alla fine dice, vedi, avevo ragione. Velocemente, fatemela fare le tre foto del cuore, non mi fate segno più di... Non chiudo, le faccio vedere. Veloci, veloci. Ah, questa. Allora, vabbè. Io bambino, e Giuseppe, tuo figlio. Condividiamo la passione per l'Inter. Ovviamente deve essere stato dopo una sconfitta, vista la postura. Però lui gioca come portiere nei pulcini, nei piccoli della Roma, ma insomma ama gioca? Il calcio. Sì, sì, fa il portiere. Portiere. Papà, io il mio cuore è ovviamente dell'Inter, però quando gioco io devo pensare alla maglia che indosso. Già ragiona. E lui che dice, maglia? Lui ha la Roma, pulcini, il pulcino della Roma, sì, sì. Ah. Viviamo qui. Sì, siamo qui e stamattina alle 7:30 eravamo però. Già al campo. Quindi... Terza foto, ragazzi. Vediamo. Questa siamo noi tre a Roma. Lui è nato appena a Milano. Arrivati, ma... Appena arrivati a Roma. Qui siamo trasferiti a Roma e quindi siamo in. Quando c'era il trasferimento, esatto. Che eravate un po'. Bravo, ti ricordi che tutto ogni tanto bene, ci no? Si incontrava alla stazione sul treno. Mi sa che ci trasferiamo. Io a Roma. Continuo a essere sempre in treno. Sono sempre in treno o in aereo. No, davvero, sono molto contenta. Grazie, Mara, grazie. Di è sempre un piacere venirti a trovare. Visto. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Tu sarai alla prima puntata. Sì. Questo nuovo programma che ha avuto già un grandissimo, sì, successo da un'idea del nostro Pasquale Romano. Sì, vero? Pasquale Romano, Carlo Conti, insieme con loro, Carlo. Un bel gruppo. Tutti e devo sabato. Dire sabato sera, sabato 19 in che tra l'altro è il compleanno di Giuseppe, quindi vedi, ah, no? Beh, sì, allora sarà una festa, allora, dai. Sarà una festa. In bocca aspetto. Al lupo, davvero. Grazie Mara, grazie a tutti. Grazie di essere stata qua. Ti vogliamo qua, bene, grazie. Grazie.